È passato un po' di tempo dall'ultimo video, lo so, ma stavo preparando questa serie che si chiama Retroperle. Che cosa farò in questa serie? Vi consiglierò dei giochi del passato che sono passati un po' in sordina, quindi andremo a prendere, a toccare delle macchine che qua in Italia non sono mai arrivate, che in alcuni casi non sono arrivate nemmeno in Europa, o semplicemente andremo a prendere dei giochi usciti solo in Giappone per varie macchine del passato, dagli 8 ai 32, 64 bit, insomma, gireremo un po' tutto. Spero che la serie sia di vostro gradimento, anche perché ho intenzione di farne altri. I giochi da affrontare sono tanti, non sono pochi, quindi mettetevi comodi, prendete qualcosa e godetevi il video, ma non prima della sigla. Sviluppato dalla Victor, partner di Sega ai tempi del Saturn, KO Flying Squadron 2 è un platform con sequenze in full motion video che andavano tantissimo in voga al tempo, anche per via di quel fantastico add-on che aveva il Saturn proprio per visualizzare i full motion video, la Video CD Card. È il sequel diretto di KO Flying Squadron, che invece era uscito per Sega Mega CD ed era uno shooter. Nei panni di Rami Naka Ikari dovrete affrontare molti livelli armati di martello, ombrello e altre armi. Perché sì, questo qua è un platform alla fine, non è più uno shooter, hanno cambiato un po' le cose. Il comparto grafico è davvero pulito e funzionale, e i boss hanno un design davvero davvero insolito. Le musiche hanno diversi rimandi alla cultura giapponese, e al tempo il gioco ebbe ben due cast di voci, per la versione giapponese e la versione europea. Il gioco è in esclusiva Saturn, ma non è mai arrivato in America, solo in Europa e in Giappone. Insomma, se amate i platform, dovete provarlo. Dalla matita di Akira Toriyama, ecco la trasposizione videoludica di Gogo Akman, un manga che racconta le avventure di Akman, un demone che dopo essersi svegliato da un pisolino di ben 50 anni, ha ora il compito di raccogliere anime per poi venderle al Signore Oscuro, ovviamente per denaro. Anche se le premesse sono oscure, in realtà il gioco è pucciolo fino all'inverosimile. Lo stile ricorda ovviamente Dragon Ball, con il personaggio principale che è la copia più piccola di Trunks. Un action platform davvero divertente e anche abbastanza impegnativo. È un'esclusiva per Super Famicom giapponese, ma in rete anche una patch per giocarci in lingua inglese. Siamo a Doremi Fantasy, conosciuto in Oriente come Mylon on Doki Doki Daiboken. Questo gioco è uscito nel 96 ed è un sequel diretto di Mylon Secret Castle, uscito nell'86 però per il NES. Questo sequel però è un platform vecchio stile, dove il protagonista vive in un mondo musicale e dovrà affrontare boss e nemici a tema, armato di un flauto sparabolle. Sette mondi da affrontare vi terranno impegnati a sufficienza. Anche qui il comparto grafico sfrutta davvero le potenzialità del Super Nintendo. È presente anche in questo caso una patch per giocarci in inglese, in modo da potervi godere a meglio la trama. La Konami, nell'era della Wii, ripropose 4 dei suoi più grandi brand in versione remake per il servizio chiamato WiiWare, una serie di giochi creati in esclusiva per questo shop digitale di Nintendo Wii. Poteva mancare Castlevania? No. Remake dell'omonimo titolo, uscito per Game Boy nel 1989. Tecnicamente non gli manca davvero nulla, grafica rivista e musiche remixate. Inoltre ha anche un livello di difficoltà ben calibrato, quindi non è ostico come altri titoli della serie, ci giocherete molto volentieri. Se siete fan della saga di Castlevania lineari, non fatevelo sfuggire. Chiudiamo questo primo video di Retroperle con Makai Prince Dorabou-chan. Uscito in esclusiva giapponese per il PC Engine, il gioco è prodotto dalla Natsat, ma è sviluppato dalla Red Company.
Lancerete pomodori addosso a nemici che si rifanno alla cultura horror di quei tempi, fra emuli di Jason Voorhees della saga di Venerdì 13 e Lupi Mannari. Graficamente il gioco è davvero delizioso, forse non sfrutta appieno le capacità del PC Engine, ma fa assolutamente il suo. Il gameplay è semplice come pochi, è un platform. Inoltre questo è uno anche dei miei titoli preferiti per PC Engine. Anni dopo ne uscì anche un sequel per Super Nintendo, che però divenne un action RPG. Allora, li conoscevate questi titoli? Fatemelo sapere nei commenti. Spero che questa serie sia di vostro gradimento, perché come ho già detto, ho intenzione di fare altri episodi, perché i giochi da scoprire sono davvero, davvero, davvero tanti. Detto questo, devo fare le cose che fanno gli youtuber, quindi devo dirvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un bel mi piace. È proprio il contratto di Twitch, non è colpa mia. Perdonatemi, non è colpa mia. Detto questo, vi ricordo che vi aspetto tutti i giorni in live su Twitch a partire dalle 15.30, dove ci sarà retro gaming, ma anche gaming moderno, normale, non so. Usate voi il termine che volete, trovate tutti quanti i link in bio. Se hai seguito il video fino a qui, sei davvero un gran figo e hai tantissima pazienza. Altrimenti, se hai staccato prima, ti capisco, anche io avrei staccato prima. Ci vediamo al prossimo video!